Signore e signori, buonasera e benvenuti alla seconda edizione del Pesaro Music Awards. Insomma, riuscire ad essere qui questa sera non è stato proprio semplice. Il cammino potremmo definirlo lungo e tortuoso. Ci sono state speranze, delusioni, lunghe attese, ripensamenti e poi alla fine, quando tutto sembrava perduto, l'impresa è riuscita. O meglio, l'Orchestra Sinfonica Rossini, in collaborazione con il Comune di Pesaro e il sostegno di Xanitalia, sono riusciti nell'impresa. Ma diamo subito il benvenuto a Daniele Rimini, vice sindaco e assessore alla bellezza del Comune di Pesaro, che ci ospita questa sera in questo meraviglioso teatro. Prego. Buonasera, buonasera a tutti, è un piacere dare il benvenuto e l'avvio a questa seconda edizione del Pesaro Music Award, per cui ringrazio l'Orchestra Sinfonica Rossini, già protagonista anche in questo periodo sospeso che bene veniva raccontato, della musica che va avanti, del lavoro degli artisti che deve proseguire. È stata anche protagonista nelle settimane scorse di questa edizione straordinaria del Rossini Opera Festival. Colgo l'occasione anche per salutare il maestro Palacio, che è con noi e che parteciperà a questa edizione del premio. Particolarmente importante in questo periodo, in questo momento, avere confermato un'intuizione importante come quella del premio avviato l'anno scorso, e anche in tempi come questi riuscire a mantenere il livello e l'importanza di questo premio anche per quella che era una delle finalità, ovvero quella di continuare, come nello spirito dell'Orchestra Sinfonica e in generale del ruolo di città di Pesaro, città della musica UNESCO, a tessere rapporti a livello locale, nazionale, internazionale nel mondo della musica. Il livello dei premiati di oggi lo testimonia, soprattutto se per guardare all'ambito del giornalismo, dell'editoria musicale, così come quello del teatro e della regia, fino ovviamente alla musica e al canto, e poi la cifra del resto di Pesaro, ma anche quello che l'Orchestra Sinfonica riesce a interpretare al meglio. Quindi grazie ancora all'orchestra, al suo presidente Salucci, a Franco Signoretti, che sostiene anche questa iniziativa tra tante, e speriamo presto di tornare anche con una presenza del pubblico, oltre a quello da casa che naturalmente salutiamo, che ci fa piacere perché in termini di estensione del pubblico appuntamenti come questi sono tanto preziosi, ma speriamo che di tornare presto a riempire i teatri con l'Orchestra Sinfonica, con la musica e con l'arte. Grazie, buon lavoro a ognuno di voi. E ce lo auguriamo anche noi di tornare presto con il pubblico in presenza. Ed ora invitiamo sul palco colui che ha ideato questo premio e che ha tenacemente lavorato perché questa edizione potesse svolgersi, il presidente dell'Orchestra Sinfonica Rossini, Sao Salucci. Grazie Anna Rita, grazie a tutti voi. Abbiamo pensato che in una capitale della musica, quale è Pesaro ormai da diversi anni, fosse bello, opportuno, quasi necessario istituire un premio internazionale, un premio che sottolineasse le eccellenze del nostro settore. E quindi ringrazio chi assieme a noi sostiene questa iniziativa, il Comune di Pesaro e il nostro main sponsor Xanitalia. Ringrazio anche tutti coloro che hanno collaborato nella scelta dei premiati, a partire dal nostro direttore artistico Daniele Agiman, dall'assessore alla cultura Daniele Vimini, che avete appena sentito parlare, e anche a Ernesto Palacio, il maestro sovrintendente del Rossini Opera Festival, con il quale ci scambiamo preziosi consigli, soprattutto nella scelta dei premiati nel settore lirica. E ovviamente ringrazio tutto lo staff dell'Orchestra Sinfonica Rossini, perché, come avete sentito in premessa, non è facile organizzare un premio in generale, figuriamoci organizzarlo in questo periodo. Termino, non dico nulla sui premiati perché poi li conosceremo, anzi già li conoscete ampiamente, però ne parleremo nel corso della serata. Però la cosa che mi piace sottolineare è come hanno risposto al nostro invito e all'elezione al ruolo di premiati. È stato un modo molto piacevole, felice e anche rispettoso. Questo a testimonianza che, oltre che essere artisti, professionisti di grande livello, sono persone davvero eccezionali. E forse anche a testimoniare che questo premio partito l'anno scorso forse è partito col piede giusto. Grazie e buona serata.
Bene, dopo i saluti diamo ora spazio alla regina di questa serata, la musica. E potremmo dire che musica. Non ci sono statistiche per dire chi sia il compositore più eseguito in assoluto, ma se facessimo un gioco fra di noi chiedendo ad ognuno se almeno una volta nella vita anche solo fischiettato o canticchiato l'aria di una sua opera, probabilmente faremo l'amplein. Stiamo parlando di Giuseppe Verdi, di cui ascolteremo la sinfonia dall'opera La forza del destino. La ascolteremo eseguita dall'Orchestra Sinfonica Rossini, diretta dal maestro Matteo Beltrami, con cui l'orchestra ha il piacere di collaborare nuovamente. E in realtà il piacere è doppio, pensando che il maestro Beltrami è stato allievo durante il periodo degli studi del maestro Daniele Agiman, che citava prima il presidente Salucci, e che è il direttore artistico e principale della Rossini. Prego, maestro Beltrami. Thank you.
Ringraziando l'Orchestra Rossini, diretta da Matteo Beltrami, diamo ora il benvenuto al primo premiato di questa edizione. Si tratta di Paola Molfino, direttore della prestigiosa testata musicale Amadeus, e fra l'altro è la prima volta che una donna assume la direzione di una testata che è il simbolo dell'informazione culturale italiana. Prego, Paola Molfino. Buonasera, un piacere. Devo dire che siamo molto contenti di averla qui con noi questa sera. E, diciamo che Amadeus è una testata che non ha bisogno di presentazioni. Tutti coloro che amano la musica, addetti ai lavori e non, praticamente la vedono un po' come un punto di riferimento. È una rivista che lei conosce fin dal primo numero, quando nel gruppo di direzione c'era un maestro del calibro di Duilio Curir. Ecco, vorrei chiederle come ha vissuto questo primo anno da direttore di una rivista che in fondo ha contribuito a creare. L'ho vissuto in un modo inatteso, perché era l'anno dei 30 anni di Amadeus, che celebrava i 30 anni di Amadeus, quindi con un grande auspicio di festeggiamenti e anche pur in continuità con uno slancio, e poi c'è stato qualcosa che nessuno di noi poteva aspettarsi, c'è stato il silenzio, c'è stato improvvisamente lo stop al mondo che è il nostro mondo e che è il mondo che noi raccontiamo ogni giorno, qui diamo voce, perché siamo tutti come le voci di un coro, come gli strumenti di un'orchestra, c'è chi la musica la canta, la mette in scena, la suona, chi la racconta, la commenta, la divulga come voi, noi. Quindi è stato un trauma, ovviamente, ed è stato difficile, ma come hanno fatto molti di noi, le criticità sono anche un momento per ripensarsi e un'occasione per rimboccarsi le maniche. E quindi proprio per questo sono felice di dire che dopo questa fatica, anche uno stop, diciamo, forzato di qualche mese dalle edicole di Amadeus, che ha sempre continuato sui social e online, proprio come regalo di Natale ci facciamo il ritorno di Amadeus in edicola, nuovo, nella veste grafica, nei contenuti, ma con la passione e la competenza di sempre. Questa è una promessa. Fra l'altro, essendo lei la
una giornalista di una testata così prestigiosa sicuramente avrà avuto occasione di partecipare a tante serate in cui vengono conferiti premi, riconoscimenti e ovviamente come l'ha vissuta da giornalista, ma come vive poi questa serata stasera in cui da giornalista diventa premiata? Emozionata ovviamente, di premi è vero, ne ho visti tanti, dal premio della critica Abbiati, che appunto fu fondato da Duilio Curir, che è stato il direttore storico di Amadeus e il mio maestro, che nella vita bisogna avere dei maestri, e lui lo fu. Al Birgit Nilsson Prize, mi viene in mente, a Stoccolma, l'ultima edizione, che è il Nobel della musica. Però questo premio, devo dire, mi emoziona particolarmente, perché a Pesaro mi legano ormai ricordi trentennali, di incontri professionali e personali, spettacoli, trasferte. Il primo ricordo è il 1992, la mia prima volta a ROF, c'era il viaggio a Reims nella mitica edizione Abbado, Ronconi, Aulenti, con un cast pazzesco di cantanti che passeggiava tranquillo per le vie di Pesaro in mezzo ai turisti, sino al barbiere di Siviglia, di Pizzi, e è un po', adesso non vorrei essere puntare troppo in alto, ma un po' come Napoleone Bonaparte, io con Pesaro, il Roff e Rossini sono andata dalle Alpi alle piramidi, perché sono andata dallo Skyway del Monte Bianco alla Royal Opera House di Muscat, in Oman, dove proprio la Sinfonica Rossini suonava nella Scala di Seta. Quindi ricordi bellissimi. Le volevo chiedere un'altra cosa. Che cosa significa, che cosa vuol dire essere cronisti dello spettacolo tra passato, presente e futuro, in particolare in questo momento? Allora, io in un tempo normale avrei detto che questo riconoscimento, di cui veramente ancora ringrazio tantissimo l'Orchestra Sinfonica Rossini, il Presidente Salucci, l'Assessore Mimini, il Sindaco Ricci, era un riconoscimento graditissimo e probabilmente immeritato a 30 anni di vita professionale svolta sicuramente con passione e spero anche con capacità. E quindi oggi dico che è qualcosa di più, che è un riconoscimento anche alla resilienza ed è un incoraggiamento quindi in questo tempo così complesso per tutti noi. È un incoraggiamento a me, a Paola, ad Amadeus che appunto torna tra poco in edicola e a tutti noi che di questo mondo di bellezza e di musica viviamo ogni giorno. E adesso vediamo un breve video che ha preparato per noi, e viene presentato in assoluta anteprima, e descrive un po' l'ultima nuovissima veste della rivista che dirige. Bene, è stata veramente una graditissima anteprima. Siamo arrivati però al momento del premio. È un oggetto d'arte realizzato da un artigiano fiorentino con una chiave di violino in argento che intende così rappresentare il mondo della musica. E c'è una particolarità, proprio perché siamo in questo periodo, si dovrà autopremiare, nel senso autoconsegnare il premio. Quindi la invito a ritirare questo bellissimo premio e ringraziamo ancora. Grazie a voi per quello che fate ogni giorno. Grazie. Grazie.
torniamo alla musica e torniamo a Giuseppe Verdi. Ascolteremo infatti l'aria Ernani Involami, che fa parte della omonima opera Ernani. L'orchestra Rossini è pronta, quindi accogliamo nuovamente il maestro Matteo Beltrami e la solista, invitata per omaggiare i premiati di quest'anno con la sua voce. Lei è un soprano giovane, ma già con una luminosa carriera. Benvenuta quindi anche a Marta Torbidoni. Thank you.
Grazie alla bravissima Marta Torbidoni. E a questo punto voglio invitare sul palco per un saluto a nome di tutta la città di Pesaro il sindaco Matteo Ricci. Buonasera a tutti. Ci tenevo ad essere qua con voi in questo anno così strano, in questo teatro anomalo per come siamo abituati a viverlo e a conoscerlo. È un allestimento, come sapete, che abbiamo sperimentato quest'estate, perché alla fine della prima ondata abbiamo deciso che Pesaro sarebbe ripartita dalla cultura, in particolar modo dalla musica. Abbiamo provato, facendo mille sforzi, a riorganizzare il Rossini Opera Festival per quello che si poteva, a riorganizzare la Mostra del Cinema, a provare a portare il teatro al Parco Miralfiore, a portare il cinema a Rocca Costanza. Abbiamo provato a riadattare gli spazi della città. Così come siamo stati la prima città in Italia a fare il primo spettacolo teatrale a mezzanotte con Ascanio Celestini il 15 di giugno. E poi siamo di nuovo nella seconda ondata, una seconda ondata che speriamo possa, come dire, finire il prima possibile. Molto dipenderà dal rigore, dall'intelligenza che avremo durante le feste natalizie. Poi speriamo che il 2021, attraverso il vaccino, possa essere davvero l'anno di liberazione da questo maledetto virus. Però è importante questo premio, perché la cultura non si deve fermare, la musica non si deve fermare. Io spero di ritornare in questo splendido teatro con tanta gente, con tante persone che si appassionano, perché la cultura è emozione e l'emozione di un teatro pieno non la può restituire nessuno. E non la può restituire agli artisti, non la può restituire al pubblico stesso, nessuno. Però è anche vero che in questi mesi abbiamo sperimentato forme nuove, digitali, che ci consentono comunque di rendere la cultura, anche quella alta, anche quella, diciamo, che in genere ha numeri minori, a disposizione di una popolazione più ampia e con anche discreti successi, perché abbiamo visto tutte le iniziative che stiamo facendo noi, ma stanno facendo tanti comuni, abbiamo visto l'apertura della Scala qualche giorno fa. Comunque possono nel digitale, con l'innovazione tecnologica che c'è, vivere con grande qualità e comunque emozionare. Non è la stessa emozione, ma comunque emozionare. E si può sperimentare. E io penso che questa sperimentazione potrà essere utile, perché magari alcuni prodotti culturali che si vivranno innanzitutto a teatro, quando il virus non ci saranno più, potranno essere, grazie alle sperimentazioni che stiamo facendo, dei contenuti e dei prodotti che possono continuare contemporaneamente ad essere visti anche sugli strumenti televisivi o sugli strumenti web. Quindi, come dire, questo premio che non si ferma è la dimostrazione di tenacia, è la dimostrazione di chi, grazie anche a questi splendidi artisti che si esibiscono, vuole tenere botta, come si dice da noi, ma anche la capacità di provare a sperimentare in questo anno strano forme nuove che non saranno mai sostitutive, ma che possono essere integrative rispetto alla fruizione della cultura come l'abbiamo conosciuta fino ad oggi. Quindi davvero complimenti all'Orchestra Rossini, all'Orchestra Sinfonica Rossini. Avevamo avviato un percorso pieno di concerti, pieno di attività, eccetera. Adesso abbiamo dovuto rinunciare un po', ma io sono convinto che dal 2021 non solo ripartiremo, ma si ripartirà ancora una volta dalla bellezza della cultura. Questo varrà per l'Italia, ma varrà in particolar modo per la nostra città, e l'impegno che qui in questo premio confermo, così come abbiamo fatto la scorsa estate, per la prossima, speriamo, primavera. Quindi Pesaro riparte dalla città della musica, riparte dalla cultura, riparte da questa splendida orchestra. E davvero complimenti ai premiati che sono qua e hanno accettato con orgoglio, appunto, di essere qua premiati da una città che, dal punto di vista musicale, da qualche anno è anche città dell'UNESCO. E quindi, come dire, non siamo noi stessi che ci diciamo che siamo città della musica, ma da qualche anno è il mondo che ce lo dice, e questo ci riempie di ulteriori responsabilità.
Grazie ancora a tutti e buone feste a tutti voi se non ci vediamo prima. Grazie al sindaco per le sue parole di speranza e ora guardiamo un breve video che ci introduce il secondo premiato di questa sera. Il bello di un mistero è il segreto che contiene, non la verità che nasconde. Il marito, la moglie, l'amante tradito, tutto ciò è intriso di volgarità. Immagino abbia una pistola in tasca. Vadi. Gray sky, hello blue. There's nothing can hold me when I hold you. Feel so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long. Stiamo parlando di Saverio Marconi, attore teatrale e cinematografico pluripremiato e regista. Mestiere. Sì, perché questo è appunto un mestiere, oltre ad essere una passione, quello del regista, che prende il via da un incontro con un piccolo gruppo marchigiano a Tolentino, da cui poi nasce la Compagnia dell'Arancia e ancora oggi ne è il direttore artistico. Abbiamo raggiunto Saverio Marconi nella sua abitazione marchigiana per rivolgergli alcune domande. Maestro, la sua carriera si è articolata fra teatro, televisione, cinema, musical, opera lirica. È stata una scelta lavorare in ambiti diversi o è semplicemente capitato? E poi vorrei sapere cosa cambia nel suo approccio di regista nei diversi tipi di spettacolo che dirige? Innanzitutto volevo ringraziarvi per avermi dato questo prestigioso riconoscimento. Grazie, ne sono orgoglioso. Poi, per rispondere alla domanda, la mia carriera si è divisa un po' in due parti. La prima parte sono stato un attore, ho cominciato come attore, sono stato anche fortunato come attore perché ho partecipato a un film che ha vinto a Cannes, ho poi preso un nastro d'argento come interprete, quindi sono contento che la mia carriera sia iniziata come attore per capire anche meglio il lavoro del regista. Ora, per dirvi esattamente cosa penso, adopero le parole di un grandissimo regista, Giorgio Strehler, che dice: il mio mestiere è quello di raccontare storie ad altri. Devo raccontarle, non posso non raccontarle. Racconto storie di altri ad altri. Le racconto su un palco di legno, con altri esseri umani, in mezzo a oggetti e luci. Se non ci fosse il palco di legno, le racconterei per terra, in una piazza, in una strada, in un angolo, a un balcone, dietro a una finestra. Se non ci fossero esseri umani assieme a me, le racconterei con pezzi di legno, brandelle di stoffa, carta intagliata, latta, con qualsiasi cosa esista al mondo. In qualsiasi modo le racconterei, perché l'importante per me è raccontare le cose ad altri che ascoltano. Ecco, questo è il mio concetto di regista, raccontare ad altri storie. E soprattutto una cosa che mi interessa e a cui tengo molto è rispettare gli autori, capirli, rispettarli, magari tradurli in un linguaggio più accessibile oggi, se sono storie antiche di altre epoche, ma cercare di arrivare assolutamente al pubblico. Se l'opera lirica nasce in Italia, il musical nasce negli Stati Uniti. Stasera siamo in collegamento da questo magnifico teatro storico in cui sono state allestite tante produzioni operistiche di livello internazionale e proprio questi teatri storici, il musical, da anni affianca le produzioni considerate, diciamo così, più classiche.
Lei che è stato tra i maggiori fautori della promozione del musical in Italia, che cosa ci racconta di questa, diciamo, importazione statunitense nella patria dell'opera? Beh, voglio andare controcorrente. Io penso che il musical, che io chiamerei teatro musicale, perché musical è soltanto un aggettivo, quindi è sempre musical theater, quindi un teatro musicale. Il teatro musicale è nato in Italia, si è sviluppato in Italia, ha avuto dei momenti di grande splendore. Poi in America ne hanno fatto questo genere, che così per abbreviazione si chiama musical, e che ha avuto molto successo. Io ho portato in Italia questo genere, ho portato moltissimi spettacoli, soprattutto tratti da film famosi, perché il pubblico doveva conoscere i titoli. Ma esistono dei musical meravigliosi, tutti conoscono naturalmente West Side Story, poi c'è, non so, Next to Normal, Company di Sondheim, e anche Little Night Music, tratto da Sorrisi di una notte d'estate di Bergman. Poi c'è per esempio Bernarda Alba, proprio tratto dal dramma di Lorca. Quindi esistono dei musical, chiamiamoli così, che io preferirei chiamare teatro musicale, molto belli, molto interessanti, che però non vengono rappresentati in Italia perché si pensa che il musical sia un genere, diciamo, minore. Sì, è un genere minore se fatto in maniera minore, come secondo me nel tempo delle opere di Verdi, di Puccini, di Rossini, non esistevano solo loro, esistevano anche altri autori che magari non erano così geniali e non hanno sfondato, diciamo, nel mondo internazionale dell'opera, e quindi sono restati nell'anonimato. Varrebbe la pena approfondire un po' questi testi veramente interessanti e pieni di spunti, proprio per oggi, per l'oggi. Sono anche convinto che il pubblico li amerebbe. Attore, regista, insegnante, a margine di una carriera così ricca e variegata, c'è ancora qualcosa che Saverio Marconi non ha fatto e che vorrebbe provare in campo artistico? Grazie di avermi fatto questa domanda. No, io non ho, diciamo, un sogno nel cassetto, no, non ce l'ho, ma un desiderio, poter collaborare con nuovi autori, nuovi musicisti, nuovi compositori a spettacoli nuovi, che parlino dell'oggi o anche parlino un linguaggio moderno di storie di altri tempi. Ho avuto una sola possibilità di lavorare con Matteo D'Amico al Malentendu. Ecco, questa è stata una bellissima esperienza e mi piacerebbe poterla rifare. Tutto qui. Grazie, veramente grazie al maestro Saverio Marconi. Torniamo ora dalla nostra Orchestra Sinfonica Rossini. Richiamiamo il maestro Matteo Beltrami. Questa volta ci sposteremo dall'Italia. Sembrerebbe un viaggio in Francia, visto che il compositore di cui ascolteremo due estratti è il parigino Georges Bizet, ma l'opera Carmen, immortale e celeberrima, che ascolteremo è ambientata in Spagna e vede protagonista una gitana. Insomma, proprio oggi che non ci possiamo assolutamente spostare, con la fantasia viaggiamo per l'Europa. Ascoltiamo il preludio al terzo atto di Carmen, dopo il quale ascolteremo dallo stesso atto la stupenda aria di Micaela, Je dis que rien ne me pouvant, interpretata dal soprano Marta Torbidoni. Thank you.
Siamo così giunti al terzo premiato di questa sera, la cui voce più volte ha risuonato in questo teatro, oltre che in tutto il mondo. Vediamo un video omaggio a lei dedicato. Thank you.
Parliamo del celebre soprano Mariella De Via, che abbiamo raggiunto a Roma per una breve intervista. Benvenuta, benvenuta al Teatro Rossini. Per lei è sicuramente una seconda casa, dato che ha partecipato al Rossini Opera Festival per ben 12 volte. Che cosa ci vuole raccontare del suo rapporto con questo teatro e con il compositore pesarese? Buonasera. Innanzitutto volevo ringraziarvi per questo riconoscimento che avete voluto conferirmi. Io volevo venire di persona, ma come sapete non è possibile. Sarei tornata molto volentieri in quel teatro che ho amato tanto, che mi ha dato tante soddisfazioni. Io sono stata la prima volta a Pesaro nel 1986 col Conte Orì, proprio al Teatro Rossini, diretta dal maestro Gabriele Ferro con la regia di Pierluigi Pizzi. E da allora sono tornata molte volte, ho interpretato personaggi per me molto importanti, che non ho cantato poi solo a Pesaro ma anche nel resto del mondo, oltre al Conte Orì, l'Otello, Tancredi e tanti altri. E ogni volta ho diviso il palcoscenico con dei colleghi molto bravi e con dei registi e direttori d'orchestra molto importanti che mi hanno aiutato e dato molto. E poi non posso dimenticare Gianfranco Mariotti e Alberto Zedda, che venivano sempre alle prove e mi davano consigli. Alberto mi scriveva le variazioni che io mi divertivo molto a cantare, anche se erano molto difficili, era una sfida e che io accettavo molto volentieri. Quindi questo fa parte del mio bagaglio artistico e farà sempre parte del mio bagaglio umano. E il mio rapporto con Rossini è stato molto importante, come vedete ce l'ho anche nello studio che mi occhieggia mentre faccio le lezioni. Scorrendo la lista dei ruoli che ha affrontato nel corso della sua lunghissima e sicuramente prestigiosa carriera, non si può fare a meno di notare che dietro la scelta dei titoli operistici c'è sempre stata un'attenta riflessione. Ha atteso il 2013 prima di affrontare Norma, ha definitivamente salutato il ruolo di Lucia di Lammermoor nel 2006 dopo 350 presenze in quelle vesti. Le chiedo che rapporto umano si è creato, al di là poi delle scelte tecniche e musicali, con questi personaggi di ruoli a volte attesi, a volte lasciati e tutti più volte replicati. Dunque, sì, è vero, io sono sempre stata molto attenta ai ruoli che interpretavo, sono stata attenta al repertorio perché mi piaceva cantare quello che in quel momento la mia vocalità mi permetteva, quello a cui mi sentivo, quello in cui mi sentivo più a mio agio. Poi ovviamente a un certo punto le Lucie, le Gilde, anche Traviata sono diventate un po' anacronistiche per me e mi sono indirizzata verso un repertorio più drammatico come le Regine Donizettiane e Norma, appunto. Sono stata convinta a cantare Norma proprio da un altro pesarese doc che è il maestro Michele Mariotti. Dopo lunghe telefonate abbiamo condiviso il nostro punto di vista del personaggio e dell'opera e quindi mi sono trovata in una compagnia di canto di altissimo livello, eravamo tutti molto affiatati e quindi non mi sono pentita della mia scelta. Ovviamente quando canto un ruolo io mi ci affeziono, quindi quando sono in palcoscenico amo cantare quel momento e l'opera che preferisco è quella che sto cantando. Di solito cerco di fare, per esempio, se i personaggi sono realmente esistiti, posso leggere delle biografie, altrimenti cerco di risalire magari alle fonti letterarie da cui è stato tratto il libretto e non è sempre facile, a volte impossibile. Io mi sono letta anche il Tancredi, per esempio, in un francese arcaico e non è stata una cosa facile. Però poi, al momento dello studio, dello spartito, al momento del canto, questo bagaglio serve, però quello che conta
È quello che ha scritto l'autore, è il compositore, sono gli accenti che il compositore ha dato al personaggio, le atmosfere che crea per quel personaggio, perché ovviamente fra il libretto e la fonte letteraria o quello che realmente è successo nella vita di questi personaggi cambia e ci sono degli adattamenti e quindi è a quello che un artista deve fare fede. E ovviamente, siccome si tratta di grandissimi compositori, la cosa diventa abbastanza facile. Questa sera abbiamo avuto il piacere di ascoltare il soprano Marta Torbidoni, sua allieva. Mi piacerebbe chiederle come vive il suo ruolo di insegnante e qual è la ricetta per trasmettere ad allievi soprani, ma anche tenori, mezzosoprani, bassi, gli insegnamenti di una carriera così importante come la sua. Allora, io ho conosciuto Marta quando lei aveva già iniziato la carriera e Marta ha una voce importante, è duttile ed è molto musicale. E abbiamo studiato e continueremo a studiare ancora insieme e Marta continuerà a crescere. E il rapporto che io ho con gli allievi, diciamo, non ho una ricetta perché ognuno è diverso, ognuno ha difetti e qualità diverse e per me il mio compito, che poi è un compito difficilissimo, è cercare di capire quello che stanno sbagliando, quello che stanno facendo bene, di indirizzarli verso un giusto repertorio e non posso usare lo stesso linguaggio con tutti ovviamente, a parte il cambio di chiave fra basso, baritono, tenore o soprano, ma è proprio l'individuo che è diverso e quindi deve essere magari diverso l'atteggiamento dell'insegnante. Io non so se ci riesco, sicuramente riconosco che insegnare il canto è una cosa difficilissima, è una cosa stimolante che però dà anche tante soddisfazioni quando poi si vede l'allievo che cresce, che comincia a fare carriere importanti. Quello però che in questo momento manca a tutti, ma manca soprattutto ai giovani, è il teatro, è il palcoscenico. Perché io mi accorgo che i ragazzi sono in questo momento fortemente demotivati e delusi, non hanno lo stimolo proprio del palcoscenico e questa è una cosa importantissima e è quello che mi auguro, che tutti ci auguriamo, che cambi al più presto. A questo punto vi auguro una buona serata. Grazie a Mariella De Via. Ovviamente sia alla signora De Via sia a Saverio Marconi i premi saranno recapitati i prossimi giorni. C'è ora una sorpresa che riguarda proprio il rapporto con Mariella De Via, ma facciamo prima un passo indietro, ricordando che il Pesaro Music Awards nascono da una sinergia fra l'Orchestra Sinfonica Rossini, il patron di Sanitalia e main sponsor dell'orchestra stessa Franco Signoretti e il Comune di Pesaro. Questa sinergia ha beneficiato fin dalla prima edizione l'anno scorso dei preziosi consigli del sovrintendente del Rossini Opera Festival, il maestro Ernesto Palacio. E poiché, come abbiamo detto, la signora De Via è di casa qui a Pesaro, quale migliore occasione per chiamare sul palco proprio il maestro Palacio? Prego. Benvenuto. Buonasera, buonasera a tutti. Quando Saul Salucci mi ha chiesto di partecipare a questa premiazione e ho saputo chi erano i vincitori, ho detto subito di sì. Perché? Tutte e tre mi ricordano, intanto sono amici e tutte e tre mi ricordano episodi antichi di molti anni fa. Alla Molfine la conosco molto bene, ma è con la rivista Amadeus che anni fa avevo inciso per loro La Petite Messe Solennelle, per cui è un bel ricordo. Saverio Marconi, ma parlo di 30 anni fa, è stato ospite a casa mia quando abitavo in provincia di Milano, tramite amici comuni. Lui senz'altro non si ricorderà, però io me lo ricordo perché lui era già un attore, chi non si ricorda di Padre Padrone, no? E Mariella De Via, con la quale ci conosciamo da più di 40 anni e con la quale ho partecipato a diverse produzioni. Mi ricordo benissimo un
ma sto parlando degli anni 76 circa, di un matrimonio segreto con i Virtuosi di Roma, diretti dal maestro Fasano, dove c'era un altro grande marchigiano, Sesto Bruscantini. Insomma, bei ricordi. Ora, Mariella, che è una grandissima artista, è venuta al Rof 12 volte. Io spero che lei non sia superstiziosa, perché per la 13ª non vuole venire. Ora, io non demordo e approfitto di questa occasione per dire: Mariella, il Rof ti aspetta, le porte sono aperte per te. Basta fare una telefonata. Grazie. Vuol dire che, come si fa a volte, la chiameremo la partecipazione 12 bis, così risolviamo. Bene, siamo ai saluti finali di questa serata. Ringraziamo tutti voi che ci avete seguito e terminiamo con la musica. Il miglior modo per salutare e per ringraziare l'Orchestra Sinfonica Rossini, il direttore Matteo Beltrami, il soprano Marta Torbidoni. Dandovi appuntamento all'anno prossimo, speriamo con il pubblico in presenza, vi lasciamo le note della stupenda aria Sombre Forêt dal Guillaume Tell del nostro Gioachino Rossini. Prego. Mystérieux, dont je nourris l'ardeur, que je suis.